Roberto De Bellis, come hai detto tu, si divideva fra campo e ricerca, dopodiché ha scelto quella che è proprio la solo la strada del campo per occuparsi di quello che è il discorso legato alla preparazione atletica, della squadra dove allena il mister del Neri. Abbiamo un'ottima intesa per ciò che riguarda obiettivi, per ciò che riguarda modi di pensare e per la cura del particolare. Ritmi intensi e cultura del lavoro, cura del particolare sono quelle che le caratteristiche delle squadre del mister, per cui sia dal punto di vista tattico c'è un perfezionamento tecnico curato da mister Conti e c'è un discorso legato alla performance che è di mia competenza. Le squadre del Mister sono squadre che in ogni caso hanno una fisionomia ben definita e che hanno delle richieste energetiche ben precise, suddivise per ruolo, suddivise per aspetti fisiologici. Noi cerchiamo di curare quelle per mettere nelle migliori condizioni ogni giocatore della Sampdoria. Diciamo che ogni allenamento e ogni gara viene a essere monitorata. Perché se, il risultato finale è importante, determina, però oltre al risultato finale ci sono numerosi aspetti che ci dicono quella che è stata la prova e la prestazione fisica del soggetto, questo per ciò che riguarda la gara. Per ciò che riguarda l'allenamento, sapere quella che è la situazione neuromuscolare, organica del giocatore ci permette di individualizzare il lavoro. L'individualizzazione del lavoro è sempre sinonimo di qualità, perché non possiamo pensare di dare stimoli. Il progresso ci ha dato una grande mano, per cui dobbiamo sfruttarlo per dare stimoli sempre più individuali che rispondano alle esigenze del singolo e non tanto di quello che è un discorso, di gruppo generale. Non possiamo pensare di, fornire mezzi di allenamento uguali per un giocatore, ad esempio, che gioca tutti i 90 minuti la domenica e per uno impiegato meno, o per uno con caratteristiche ben definite che si differenziano notevolmente da un altro atleta. No, non cambia nulla perché i giorni necessari sono sempre quelli, cambierà solo la partenza. I giorni necessari sono quelli per cui pensiamo di farci trovare pronti per il primo impegno ufficiale che è quello della Team Cup. Arrivare a Genova con grande entusiasmo, piazza splendida, voglia di far bene, giocatori importanti, sicuramente grande entusiasmo.